Hare Krishna, buongiorno a tutti. Continuiamo la nostra lettura dello Srimad Bhagavatam. Om Agyanti Marandasya Gnanjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shiyuta Parakamalang Shri Gurun Vaishnavangsha Shri Rupang Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitang Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shivishakanvitangsha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourange Radhe Vrindavanishvari Vrishabhanushute Devi Pranamami Hari Priyaye Vancha Kalpaturubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Vaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachanane Nirvishesha Shunyavadi Paschacade Satarane Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Allora, continuiamo la nostra lettura dello Srimad Bhagavatam, siamo sempre nel secondo canto, sesto capitolo, la conferma del Purusha Sukta, siamo verso 37. Naham nayoyam yadgritam gatim vidur navama deva kimuta pare suraha tanmayaya mohita buddhayastva tvidam vinirmitam chatma samam vichakshmahe naham nayoyam yadgritam gatim vidur navama deva kimuta pare suraha Tanmayaya mohita buddhayastvidam vinirmitam chatma samam vichakshmahe. Na ne, aham io, na ne, yuyam tutti voi, fidi miei, yad del quale, ritam veri, gatim movimento, movimenti, vidu sappiamo, na ne, Vamadevaha Shiva, Kim che cosa, Bhuta altro, appare altri, Suraha esseri celesti, Tat per la sua, Mayaya energia illusoria, Mohita confusi, Buddhaya con una simile intelligenza, Tu na ma, idam questo, Vinirmitam ciò che è creato, Cha anche, Atma samam, Secondo la nostra capacità, Vichakshmahe, osserviamo. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia, Srila Prabhupada. Poiché né Shiva, né tu, né io abbiamo potuto determinare i limiti della felicità spirituale, come potrebbero farlo gli altri esseri celesti? Confusi come siamo dall'energia esterna illusoria del Signore, non possiamo fare altro che osservare questa manifestazione cosmica secondo la nostra capacità. Tutto chiaro? Spiegazioni di Sua Divina Grazia, Srila Prabhupada. Abbiamo più volte menzionato il nome delle 12 autorità principali, Dvadasha Mahajana, con a capo Brahma, Narada e Shiva. Enumerati secondo l'importanza della loro conoscenza del Signore Supremo.
Gli altri esseri celesti e i Gandharva, i Charana, i Vidyadhara, gli uomini e gli Asura demoni sono incapaci di conoscere perfettamente le potenze di Sri Krishna, il Signore Assoluto. Possiamo comprendere tutto con il nostro intelletto, specialmente noi uomini, esseri umani, siamo proprio molto giù nella scala. Queste sono tutte personalità superiori di intelligenza di esseri umani. I Gandharvi, i Charana e gli altri esseri celesti, che possiedono tutti una grandissima intelligenza, abitano sui pianeti superiori. Gli esseri umani abitano sui pianeti detti intermedi, come noi, e gli Asura abitano le sfere inferiori. Tutti hanno concetti diversi della verità assoluta, un po' come gli scienziati e i filosofi tra gli uomini. Ma poiché tutti sono creature della natura materiale, rimangono confusi dal fascino delle tre influenze materiali. Ricordiamo che oggi, non ho preparato di parlare di questo, ma oggi apparizione di Vamanadeva, incarnazione divina, incarnazione di Krishna, che ricordiamo nel passatempo che si è salvato Indra perché ha fatto un trucco a Bali Maharaj. Bali Maharaj era capo degli Asura, le ottenebrate, anche se diventa un grande devoto, è anche grande, è uno delle Mahajan, mi sa. Allo stesso tempo, per nascita, lui era il capo dei demoni. E Krishna, nella sua forma di Vamanadeva, fa un trucco che l'avvicina, perché anche di questi grandi demoni sono coscienti che devono servire i Brahmana e rispettare e servire i Brahmana per loro intenzione per acquisire i poteri, avere benedizioni e acquisire i poteri. E Bali Maharaj ha acquisito tanto potere perché ha servito il maestro spirituale, il Brahmana, ma tutte le esseri celesti hanno perso loro, erano a rischio, hanno perso la loro posizione, e Krishna protegge sempre i suoi devoti, così preso la forma di Vamanadeva, che era un nano, incarnazione nano, un Brahmana nano. E ha chiesto a Bali Maharaj, ha offerto: cosa posso fare? Offrirti, voglio offrirti qualcosa. E gli ho detto: io sono completamente soddisfatto, ma ti chiederà tre passi di terra, ma io posso offrirti tutta la ricchezza, sono più potenti dell'universo, posso offrirti un sacco di cose, ma no, 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 Brahman vuol dire che è soddisfatto con il minimo necessario per vivere. Così ti chiede solo tre passi. L'unico problema è che e lui pensava: questo è niente, perché un nano, tre passi di un nano, così. Invece si espanse, perché era Vishnu, Dio stesso, si espanse. Il primo passo, tutti metà dell'universo, poi il secondo passo per tutto l'universo, e ha chiesto a Bali Maharaj: allora tu mi hai promesso tre passi, ho già coperto tutto l'universo, dove mi metto l'ultimo passo? E subito Bali Maharaj, essendo un grande devoto, essendo molto intelligente, si è abbassato la testa, si mette qua, mette nella mia testa. E così è diventato un grande devoto. Vamanadeva ha salvato gli esseri celesti, i devoti, quella è l'essenza del passatempo. E anche il giorno dell'apparizione di Srila Jiva Goswami, che era nipote di Rupa e Sanatana Goswamis. Srila Rupa e Srila Sanatana Goswami, essendo il figlio del loro fratello Anupam, Srila Jiva Goswami è arrivato a Vrindavan dopo, nel senso c'era ancora Rupa e Sanatana Goswami,
ma lui è arrivato più tardi perché è più giovane, ma è diventato più grande e studioso, e ha scritto tantissimi libri sulle scienze di Bhakti, è una delle associate eterno e servitrice di Srimati Radharani in Goloka Vrindavan, Vilas Manjari si chiama. Tutti dobbiamo pregare a Vamana Deva come incarnazione divina e Srila Jiva Goswami come devoto, non solo devoto, ma un eterno associato, servitrice di Srimati Radharani, Vilas Manjari, perché possiamo comprendere almeno un pochettino da questa conoscenza che Jiva Goswami, mi sembra che ha scritto qualcosa come mezzo milione di versi in sanscrito, nelle forme di vari libri, specialmente i Sandarbha, che sono il culmine della conoscenza, della filosofia nella Bhakti Yoga. In più ha scritto anche un manuale o un testo per insegnare sanscrito. Tutto cosciente, tutto il nome di Krishna, tutto, e che viene utilizzato ancora oggi in università di sanscrito in India. Comunque ci sarà tante altre cose da dire, ma quella è un po' l'essenza. Così continuiamo a leggere Srimad Bhagavatam. Ma poiché tutti sono creature della natura materiale, rimangono confusi dal fascino delle tre influenze materiali. La Bhagavad Gita 7.13 parla di questa confusione quando insegna che ogni essere, da Brahma fino alla formica, è sfiato dalle tre influenze materiali, virtù, passione e ignoranza. Tribir, Gunamayir, Bhavar e Visarvamidam Jagat. Ciascuno immagina, secondo l'intelligenza di cui è dotato, che l'universo che si manifesta davanti ai suoi occhi rappresenti l'unica realtà. Di conseguenza, gli scienziati del nostro secolo calcolano, ognuno a modo suo, quale fu l'origine e quale sarà la fine dell'universo. Ma che cosa ne sanno? È solo speculazione. Che c'era uno zuppo cosmico, c'era un'esplosione, ma nessuna spiegazione di chi l'ha fatto esplodere, chi ha fatto la zuppa. Sono tutti, secondo loro, livello di coscienza, speculano in questi modi. Ma che ne sanno loro? Cosa ne sanno loro? Brahma stesso fu confuso, Brahma stesso, la prima persona più intelligente di tutto l'universo, che gestisce tutte le varie forme, eccetera, i pianeti, gestisce lui l'universo, nemmeno lui ammette, guardi, anch'io non comprendo tutto, figura di noi. Brahma stesso fu confuso quando credette di essere l'unico Brahma al quale il Signore aveva conferito la sua grazia. Perché una volta Brahma è andato a trovare Vishnu, il segretario, il guardiano, ha detto: aspettate qua, ma tu chi sei? Sono Brahma, sono Brahma, non me lo conosci. E sono andato a Vishnu a chiedere, c'è Brahma qui a visitarti, vuole parlare. Ma quale Brahma? E così l'ha fatto entrare, poi lui ha sentito questo, quale Brahma? Anche Vishnu ha chiesto così, perché il segretario è tornato e ha chiesto, ma quale Brahma sei, di quale universo? Lui è rimasto, ma io pensavo di essere l'unico Brahma. E così Vishnu ha chiamato tanti tanti Brahma e sono arrivati dai vari universi. E questo nostro Brahma ha scoperto che lui ha quattro teste per le quattro direzioni, e sono arrivati Brahma con 10, con 20, con 100, con 1000,
con milioni di teste, tutti più grandi perché il nostro universo è uno dei più piccoli. È così, si è abbassato l'ego. Per queste stesse grazie, egli viene poi a sapere che esistono innumerevoli altri Brahma, tutti dotati di grandi poteri in altrettanti universi molto più grandi del nostro. Tutti questi universi formano soltanto un quarto ekapadvibhuti dell'intera manifestazione prodotta dall'energia creatrice del Signore. Sono un quarto è il mondo materiale, gli universi materiali, tutto il resto, tre quarti, e per avere un'idea della proporzione, ma in infinito, un quarto dell'infinito, il resto è il mondo spirituale, nel senso che la maggior parte degli esseri sono nel mondo spirituale a servire Krishna. Siamo pochi che siamo qua giù nel mondo materiale, in questa coperta dalle energie illusorie. Che cosa potrà dunque capire il minuscolo cervello, questo minuscolo cervello dello scienziato sull'assoluta persona divina, Sri Krishna, se nemmeno Brahma, che è infinitamente più intelligente di lui, è questo scienziato, fai fatica a capire, non riesci a capire tutto. Per questo motivo il Signore afferma: Mohitam Navijanati Mamebhya Param Avyayam. Sfiato dalle tre influenze materiali, lo scienziato non può comprendere che al di là di questa manifestazione c'è la persona suprema. Penso che c'è solo questa che tocchiamo, quella che veniamo. Che regna da padrone assoluto su tutte le cose. Brahma, Narada e Shiva hanno una considerevole conoscenza del Signore, perciò è meglio seguire l'insegnamento di questi grandi personaggi piuttosto che accontentarsi di invenzioni puerili come le macchine spaziali e le altre trovate della scienza, tutti prodotti di un misero cervello. Tutti prodotti di un misero cervello, il Sputnik. Macchine spaziali. Come la madre è l'unica persona in grado di rivelare l'identità del padre, così soltanto i Veda che rappresentano nostra madre e ci sono insegnati da autorità riconosciute come Brahma, Narada e Shiva, sono in grado di rivelare ciò che riguarda la verità assoluta. Altrimenti sono come un misero cervello che speculano di come potrebbe essere così, arrivano a queste cose così assurde, di un Big Bang, di un zuppo cosmico. Allora, verso 38. Offriamo il nostro rispettoso omaggio a Dio, la persona suprema, del quale cantiamo le apparizioni e le attività in questo mondo, benché la sua persona resti per sempre incomprensibile nel suo insieme, nel tutto. Spiegazione. Le scritture insegnano che i sensi condizionati in modo grossolano dalla materia, non possono percepire il nome del Signore, la sua forma, i suoi attributi, i suoi divertimenti e ciò che lo circonda, tutti assoluti. Tuttavia, quando questi stessi sensi sono purificati, perché noi stiamo utilizzando i nostri sensi grossolani materiali, ma gli stessi sensi sono purificati con l'ascolto, il canto e il ricordo di ciò che riguarda il Signore e con l'adorazione che si offre ai piedi di loto della forma sacra della Murti, forma del Signore installata nel Tempio, il Signore si rivela in proporzione alla purezza che
di questo servizio di devozione che gli viene offerto. Yetamang prapadyante, che Krishna riciproca. Se ci abbandoniamo completamente, siamo costantemente assorti nel cantare e ascoltare la gloria di Krishna, di servire le divinità nel tempio di Krishna. Krishna si rivela che divinità è Krishna, non è diverso di Krishna, il santo nome è Krishna, non è diverso di Krishna. Ma questo possiamo realizzare con i sensi purificato e impegnato in servizio devozionale. Non dobbiamo aspettarci che il Signore agisca come se fosse incaricato di soddisfare le nostre esigenze e si presenti davanti a noi non appena ne manifestiamo il desiderio. Lui non è sotto il nostro comando, il nostro controllo. Siamo noi che dipendiamo da Lui. Piuttosto è nostro dovere compiere le attività devozionali prescritte, seguendo la via tracciata dai maestri della successione spirituale che proviene da Brahma, Narda e da altre autorità che appartengono a questa linea. I sensi si purificano gradualmente con la pratica autentica del servizio di devozione e il Signore rivela la sua identità in proporzione all'elevazione spirituale del suo devoto. Molto chiaro, semplice. In più che ci impegniamo nel cantare e ascoltare, non solo mezz'ora al giorno, non basta. Costante, anche se stiamo lavorando, cercando sempre di ricordare di Krishna, quando c'è momento libero di ascoltare di Krishna. Adesso abbiamo tutti i mezzi per ascoltare di Krishna in qualsiasi situazione con la tecnologia. Ma è sempre la nostra scelta. Andiamo a guardare, pensare, ascoltare di cose di questo mondo materiale o di Krishna. Questa è la nostra scelta. Più che andiamo verso Krishna, più Krishna viene verso di noi, si rivela. Invece, chi non segue la via del servizio di devozione non potrà mai scoprire il Signore col ragionamento e la speculazione filosofica. Anche se i grandi delle speculazioni usano un linguaggio erudito davanti al loro pubblico, restano incapaci di conoscere il Signore Supremo nel suo aspetto personale. Il Signore ha chiaramente stabilito nella Bhagavad Gita che è possibile conoscerlo solo attraverso il servizio di devozione. Solo. E non adottando il procedimento materiale contaminato da un orgoglioso atteggiamento di sfida. Ripeto questo, il Signore ha chiaramente stabilito nella Bhagavad Gita che è possibile conoscerlo solo attraverso il servizio di devozione e non adottando il procedimento materiale contaminato da un orgoglioso atteggiamento di sfida. Adesso capisco io con la mia intelligenza materiale, no, non arriverà mai, arriva alle proposte più assurde. Possibile. L'umile devoto si attira il favore del Signore, umiltà. Con la sincerità che manifesta nella sua attività devozionale, e il Signore si rivela a lui in proporzione alla sua devozione. Elevazione, scusa. Brahma, come maestro spirituale autentico, offre il suo rispettoso omaggio al Signore e ci insegna a seguire la via dello Shravanam e del Kirtanam, e ascoltare e cantare. Questo è semplice il processo di Bhakti Yoga, di cantare e ascoltare, ascoltare e cantare di Krishna. E Prabhupada ci ha lasciato tutto il materiale, un'abbondanza di materiale per ascoltare. Basta prendere uno e leggerlo, leggere anche a voce alta, ascoltare conferenze che parla di Krishna e
e cantare il Santo Nome e ascoltare il Santo Nome con attenzione. E tutto il resto, Krishna, fai tutto il resto. Ci purifica e viene incontro. Questo semplice metodo, cioè l'ascolto e il canto degli atti gloriosi compiuti dal Signore in questo mondo, ci porterà senza ombre di dubbio a conoscere l'identità del Signore. Questo argomento è già stato trattato nei particolari nel primo canto dello Srimad Bhagavatam 1.2.12 in relazione al verso seguente: Tachchad Dana Munayo Gyana Vairagya Yuktaya Shanti Atmani Chatmanam Bhaktya Shutagrihitaya. In conclusione, non si può in alcun modo giungere a una conoscenza perfetta di Dio, la Persona Suprema, ma è possibile vedere e realizzare il Signore in una certa misura con le vie del servizio di devozione, cioè con l'ascolto e il canto delle sue glorie. Chiarissimo, è solo una questione di mettere in pratica. Forse mi entro un po' troppo lungo per cominciare. Concludiamo qua, ricordiamo che stasera comincia l'Odium, chi aiuta si contatta Monica e Salvatore. Che vuole aiutare, vuole partecipare. Poi dobbiamo dare tanti inviti per i ragazzi, per gli studenti, invitarli di venire in questo bellissimo programma, di avere contatto con Coscienza di Krishna, il primo contatto con l'ascolto del Santo Nome e anche per Saram. Oggi cucino io per Saram, per offrire a Krishna, per distribuire il programma di Odium. E tutte le altre programmi procedono come sempre, come normale. Haribol, buona giornata a tutti, Hare Krishna.